Intervista esclusiva alla sindaca di Corsico, Maria Ferrucci, a cura del laboratorio multimediale della Scuola Media Verdi. Buongiorno, signora sindaca. Buongiorno. Volevamo chiederle proporle questa intervista per farle alcune domande. Allora, iniziamo. A quando risale la sua passione di fare politica e soprattutto che cosa l'ha spinta a candidarsi alla carica di sindaca di Corsico? Allora, passione politica, ero un po' più grande di voi, facevo le scuole superiori e invece quello che mi ha spinto è, diciamo, l'amore per questa città e avevo imparato alcune cose facendo l'assessora, ho pensato che potessi essere la persona giusta per portare a termine questo programma di riqualificazione culturale e anche ambientale della città. E come ha reagito quando ha appreso di aver vinto le elezioni? Beh, sono stata molto contenta. Abbiamo anche un video dove si vede proprio che eravamo felicissimi. L'unica nota negativa è che purtroppo quel giorno mio padre non stava bene e l'abbiamo ricoverato in ospedale. Questo è stato l'unico neo. Nei suoi progetti per Corsico si è pensato di una Corsico curata. Al momento cosa è stato realizzato? Allora, al momento abbiamo fatto poco, ahimè, perché ci sono pochissimi soldi che possono essere messi a disposizione per la cura della città. Per questo motivo vogliamo chiedere un po' a tutti i cittadini di aiutarci a mantenere un po' più bella la nostra città, più pulita, attraverso anche l'educazione di tutti i cittadini e le cittadine. E per quanto riguarda i problemi, i progetti futuri? I progetti futuri sono quello di riqualificare in modo particolare tutta la parte che c'è vicino al Parco Pozzi, dove ci sono quei due resti industriali, il pezzo vicino alla stazione di Corsico, perché così la stazione è più sicura, e naturalmente creare luoghi dove i giovani possano ritrovarsi senza dover per forza andare a Milano. Naturalmente tutta la striscia che c'è tra la ferrovia e il Naviglio, dal nostro punto di vista, dovrebbe diventare un po' il nuovo centro della città. E poi una nuova biblioteca. Lei sa che è la prima sindaca donna della storia di Corsico e come crede che i cittadini abbiano reagito a questo? Ma io credo che abbiano reagito bene, perché ci sono tante persone che erano un po' stufe di vedere sempre solamente uomini che si occupavano della politica, e quindi anche gli uomini, io non sono state solo le donne che erano contente quando sono stata eletta, anche tanti uomini hanno detto è giusto che proviamo anche un'altra persona di sesso femminile, vediamo che cosa sono capaci di fare. Alla vigilia del 25 aprile sono stati bruciati addobbi di due monumenti presenti a Corsico riferiti al 25 aprile. Come definisci questo gesto? Beh, innanzitutto è un gesto molto vile, perché se consideriamo che i partigiani invece si sono messi in gioco per tutti noi, per la libertà di tutti noi e anche per la libertà, ahimè, di quegli sciagurati che sono andati a bruciare quegli addobbi, credo che sia un gesto proprio da vigliacchi. E ovviamente noi abbiamo risposto con quello che si deve fare in democrazia, mettendoci in gioco, facendo un corteo molto partecipato e dicendo che queste cose ci danno solamente indignazione, ma che non vogliamo fissarci solo su questo, vogliamo andare avanti. Quali sono i progetti futuri per la città per quanto riguarda la sicurezza? Allora, per quanto riguarda la sicurezza, stiamo cercando innanzitutto di capire che cosa succede in ogni quartiere, attraverso un lavoro molto importante tra i vigili, i carabinieri, i vari uffici del nostro comune, che ci segnalano tutte le disfunzioni, tutte le cose che non vanno. Poi vogliamo agire da due punti di vista. Uno è la prevenzione, cercando di costruire con i cittadini dei quartieri un rapporto in cui ognuno si prende cura di un piccolo pezzo e quindi costruisca anche un rapporto con tutti gli altri per riprendersi gli spazi. E invece con i carabinieri e con i vigili per la parte, diciamo, repressiva. Perché ovviamente chi delinque poi va anche sanzionato. Però noi vogliamo agire su più livelli, non soltanto su quello della repressione, anche su quello della prevenzione, fare in modo che ci siano più ragazzi come voi che si prendano a cuore la città
e meno ragazzi che invece decidano di sfasciarla. Ma questo per parlare dei ragazzi, ma non solo sui ragazzi naturalmente. Abbiamo notato che in alcune zone di Corsico le strade sono molto disestate. Hai in mente di sistemarle e dentro quando? Allora, le strade sono disestate proprio per la cosa che vi dicevo prima a proposito dei soldi che mancano in quella parte che riguarda le manutenzioni. E noi abbiamo un problema molto grande perché purtroppo l'anno prossimo, anche se entrano dei soldi, dobbiamo fare un avanzo di amministrazione, significa che 1.650.000 euro li dobbiamo lasciare da parte, anche se ce li abbiamo non li possiamo toccare, e questo si chiama rispetto del patto di stabilità che ha disposto che ogni comune faccia un avanzo di amministrazione, il nostro come vedete è di quasi 2 milioni. Tutti quei soldi potrebbero servire per mettere a posto strade e marciapiedi, invece noi li dobbiamo mettere da parte e tenerli in banca senza utilizzarli. Per cui questo è un problema, noi faremo sicuramente e metteremo a posto altri pezzi, ma non tutti quelli che necessiterebbero purtroppo, ahimè. Molti cittadini che usufruiscono di piccole palestre delle scuole si lamentano per la loro poca curanza. Lei cosa dice riguardo? Io dico che è vero che c'è un problema di manutenzione che riguarda tutte le manutenzioni, non solamente quelle quindi delle strade, anche quelle di tutte le nostre strutture. Certo, una maggiore attenzione da parte di chi utilizza tutte le nostre strutture potrebbe diciamo distanziare più in là nel tempo il momento in cui dobbiamo fare le manutenzioni. Però è vero che tante strutture necessitano di questo. Noi abbiamo tantissime palestre, circa 20, e ovviamente sono più o meno tutte vecchie nello stesso modo, quindi significa che avrebbero tutte bisogno di una manutenzione molto grande. Purtroppo di questo ci possiamo occupare solamente ogni 10-15 anni per ogni palestra, e quindi quando ci mettiamo mano si vede che ci sono delle cose che non vanno ancora bene. Ok, allora per questo è tutto, la ringraziamo per questa intervista che ci ha concesso e le auguriamo una buona permanenza come sindaca di Corsico. Grazie a voi e ai vostri insegnanti. Grazie, arrivederci. Grazie.